Siamo in linea col presidente Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate. Giuseppe Alviti, allora, l'argomento che stiamo trattando è veramente una ferita della nostra società dei tempi moderni. Cosa ne pensa lei, presidente Alviti, della violenza contro le donne? Attualmente veramente ricopre la violenza sulle donne una vera e propria piaga sociale e più di una volta mi ha visto partecipe con campagne favorevoli a una protezione sia dal punto di vista del campo sociale ma proprio fattivo, anche io penso a servizi di difesa proprio personali nei confronti delle donne. Perché è vergognoso che ancora nel 2012 noi attualmente ascoltiamo dai telegiornali o leggiamo dai giornali notizie addirittura di violenza sulle donne che portano addirittura alla morte delle stesse. Questa è una cosa che grida vendetta non solo al cospetto dell'intera umanità, ma anche al cospetto di Dio. Questa è una cosa veramente molto molto grave che io comunque anche in tempi non sospetti ho denunciato e continuerò ancora sempre con la stessa veemenza ad andare avanti per proteggere le donne che sono alla base essenziale della nostra vita, perché anche nel tessuto sociale hanno sempre dimostrato una valenza anche superiore a quella degli uomini. In ogni campo sociale, in ogni tessuto sociale dove loro stesse hanno messo il loro ingegno e la loro capacità hanno sempre dimostrato una valenza superiore a noi stessi uomini. Probabilmente questa violenza, che non è mai da giustificare, è sempre da condannare, nasce da questo senso anche dell'uomo di sentirsi inferiore nei confronti della donna. È chiaro che questo sentimento deve essere abbattuto tramite comunque anche una coscienza sociale e civica che deve nascere anche dalle istituzioni scolastiche e quindi anche dalla tenera età a imparare una giusta convivenza con l'altro sesso, quindi perfettamente una giusta distinzione e quindi una giusta tenuta in considerazione del sesso femminile, che è il sesso debole per antonomasia, ma dal punto di vista psicologico è il sesso forte. Quindi noi uomini, noi maschietti, dobbiamo dare sempre e comunque il massimo rispetto e quindi dobbiamo sempre tutelarla in qualsiasi fonte. Nella mia doppia funzionalità istituzionale, comunque cercherò sempre e comunque, fino alla fine, di avvalorare questi miei principi che poi sono all'ordine comune di qualsiasi convivenza civile e dal punto di vista civico di intensa moralità. E a proposito appunto del ruolo della donna nelle guardie particolari giurate, cosa si sente di aggiungere, dottor Alviti? Nelle guardie particolari giurate, questo già il ministro competente delle pari opportunità, già ho fatto le mie dimostranze, perché su 65.000 unità operanti in Italia, stiamo parlando dell'intero territorio nazionale, vedo una discrepanza tra operatori maschi e operatori donne. C'è quasi l'1% di attivo di donne e questo è subito da mettere riparo, perché le donne adesso sono impermeate in tutti i tessuti sociali, da quello militare a quello civile, e non vedo perché nelle guardie particolari giurate, seppure amministrativamente private, non debbano avere un ruolo preponderante anche qui. Quindi da questo punto di vista io sono stato, fautore anche nella nostra associazione Guardie Particolari Giurate di mettere in atto una serie di situazioni proprio per valorizzare queste figure professionali, tant'è vero che la nostra segretaria nazionale lo ricopre una donna molto valente che negli anni comunque ha portato soddisfazione all'intero settore. Abbiamo una giovane responsabile addetto stampa, 23enne, scrittrice tra l'altro. E quindi anche questo ci ha dato maggior vigore dal punto di vista della visualizzazione nell'intero panorama nazionale, a maggior ragione proprio perché essendo donna ha quell'innovazione, tra virgolette, anche psicologica e culturale che un uomo, tra virgolette, non potrebbe avere. E questa cosa fa molto piacere essere stata messa in evidenza proprio dall'Associazione Particolare Giurata, dal sottoscritto e dal responsabile legale della formazione dell'associazione. E tra l'altro a breve ci saranno anche altri quadri unitari e quindi questa famosa quota rosa sarà sponsorizzata in maniera esponenziale proprio perché l'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate
tende a far sì che le donne entrino in viva forza nel corpo delle guardie particolari giurate, non solo campane, ma dell'intera nazione. Un saluto a tutti gli utenti, mi trovo qui nel negozio Il Pallino delle Donne in compagnia della simpaticissima, disponibilissima titolare Anna. Buongiorno. E ovviamente, come abbiamo già annunciato, siamo qui per parlare delle donne. Non a caso ho scelto questo negozio ubicato vicino a Piazza Dante, quindi proprio nel cuore del centro storico di Napoli, dicevamo Il Pallino delle Donne. Dunque queste donne che combattono, che continuano a combattere per i propri diritti, per le pari opportunità e continuano a combattere nell'amore. Siamo qui proprio per conoscere la testimonianza di Anna. Anna è una imprenditrice, questo è il suo negozio, queste sono le sue creazioni. Dunque Anna, io subito voglio chiederti che significa lavorare da donna? Qual è la tua esperienza da lavoratrice donna? Lavorare da donna significa comunque darsi da fare molto di più rispetto all'uomo, perché comunque la donna, insomma, fin dai tempi antichi non si limita solamente ad un ruolo, ma si limita a tanti ruoli, quali possono essere quello della madre, della moglie, della lavoratrice, dell'imprenditrice nel mio caso. Per cui questo porta ad un lavoro maggiore e non sempre riconosciuto, anzi io direi quasi per nulla riconosciuto. Nel mio caso io sono un'imprenditrice, una piccola imprenditrice, e ho dovuto comunque sempre lottare anche con delle discriminazioni, perché ahimè, nonostante siamo nel 2012, comunque io credo che la donna non abbia ancora raggiunto la parità con l'uomo, insomma, appunto la parità con l'uomo. E io ho scelto Anna proprio perché Anna ha questo negozio in cui mette tutta la sua passione negli oggetti che crea, tra breve ce ne parlerà Anna, che comunque ha un'esperienza ventennale in quanto imprenditrice, dunque sa benissimo quali sono le difficoltà e gli ostacoli delle donne sul lavoro. A proposito, non a caso il negozio si chiama Il Pallino delle Donne, quindi sempre queste donne anche nel titolo. Parlaci semplicemente da imprenditrice, da donna, di quelle che sono le tue creazioni, del tuo cuore nelle tue creazioni. Il Pallino delle Donne è un nome che non è nato a caso, perché comunque il mio è stato anche un voler in un certo senso dare un augurio a queste donne, perché io appunto considero la donna, non voglio dire come l'essere che ha una marcia in più rispetto all'uomo, però un attimino più completa proprio come essere umano. E nulla, il pallino delle donne è appunto un qualche cosa che nasce dal niente, perché io non sono una figlia d'arte. E il tutto è nato per gioco e poi si è rivelato essere appunto la mia più grande passione, senza la quale io non riuscirei a vivere. E niente, insomma, i miei articoli sono articoli un po' accessibili a tutti, sono tutti pezzi unici, lavorati in pietre e argento. E insomma, mi piace comunque anche personalizzare questi gioielli appunto per noi donne, ed è carino, insomma, che magari viene l'amica con l'abito di un determinato colore, e a me piace poter creare e poter realizzare un qualche cosa che possa essere accessibile anche a lei. Insomma, ora vedremo le slide appunto di alcune tue sì, creazioni. Grazie. Vorrei chiederti, tu in quanto donna, in quanto imprenditrice donna, hai mai riscontrato discriminazioni a te stessa, difficoltà a te stessa, a colleghe, ad amiche, donne ovviamente? Tante difficoltà, molte difficoltà, molte discriminazioni, il solo fatto che comunque noi donne ci dobbiamo sdoppiare, è inevitabile che noi donne siamo anche madri, siamo anche mogli, siamo anche donne di casa e siamo anche, insomma, imprenditrici.
E poi sì, secondo me c'è una sorta di discriminazione, in quanto neanche a livello politico c'è un qualche cosa che possa tutelare la donna, in particolar modo la donna imprenditrice, la donna che possa avere anche un negozio, perché noi non siamo tutelate sotto nessun aspetto, cioè anche io da proprietaria di negozio, nel momento in cui decido di avere un figlio, io ho la difficoltà, perché non ho nessun, non c'è da parte di chi dovrebbe una sorta di tutela nei confronti della donna che aspetta un bambino e che ha comunque pure un lavoro. E tu, a proposito, in quanto donna, mi hai confidato varie volte di aver addirittura subito truffe, perché appunto certo. C'è questa idea che le donne siano deboli. Certo, come no, l'idea di trovare una donna sola in un negozio come il mio significa che comunque ho subito una rapina, ho subito una truffa, e infatti io non a caso, insomma, sono quasi sempre affiancata da mio marito, che appunto divide con me questa attività, che è un'attività insomma per noi primaria, e quindi insomma c'è una sorta di collaborazione con mio marito anche per sentirmi un attimino più tutelata. E allora Anna, io ora voglio chiedere ad Anna, in quanto donna, in quanto imprenditrice, qual è il tuo augurio per il futuro alle donne? Il mio augurio per il futuro sarebbe quello che, come dopo la caduta del muro di Berlino, insomma, ci sia anche la caduta insomma di questa sorta di mentalità, di modo di essere, di modo di fare, insomma, e di non riuscire ancora oggi ad equiparare la donna insomma con l'uomo, e quindi mi auguro che prima o poi insomma noi donne otteniamo quello che poi ci spetta secondo me di diritto. Allora Anna, io desidero chiudere questo nostro bellissimo incontro qui nel tuo negozio del Pallino delle Donne proprio facendo notare quello che ovviamente è palese, che qui c'è una intervistatrice donna che sta intervistando un'altra donna. Due generazioni differenti che però oggi si sono incontrate in comune, ecco, una passione, i nostri cuori che stanno battendo in questo momento all'unisono. Ti dirò di più, cara Anna, e questa sono sicura che sarà una sorpresa da parte tua, anche perché Anna ho l'onore di conoscerla non da tanto tempo, ma ho già capito, non a caso l'ho scelta fra tante, che grazie, in quanto imprenditrice ha sofferto e non poco il suo ruolo di donna, un ruolo che ovviamente ci inorgoglisce anche da parte mia, insomma, da intervistare. Ti posso confermare che le difficoltà sono tante, ma siamo qui ora sorridendo una di fronte all'altra. Io tra l'altro ho preso molto a cuore quella che è questa questione, perché io a suo tempo ho subito una violenza da parte di un uomo, quindi io voglio assolutamente portare avanti questa battaglia, far capire che le donne non sono deboli, le donne sono portatrici di vita, ecco, generatrici di vita. E ovviamente siamo qui, siamo il 50% di una coppia, ovviamente con un uomo, ma siamo il 100% di coraggio, forza e anche tanto amore. Grazie certo. Mille Anna per questa volevo grandissima ringraziare, esperienza. Io volevo ringraziare te, che insomma sei veramente, ti considero una professionista, oltre che ad essere una cara amica.